Burloni, oggi in questo nuovo episodio della Big Vanilla andremo a creare un mercato gigante per tutti gli youtuber. Sì, in mia compagnia ci sono Marty e Buddy, come al solito. Ciao, non mi aiuta mai Buddy a costruire, mai, no Buddy. Ora vi faccio vedere una cosa ragazzi, mi metto in modalità spettatore, non è creativa, ve l'ho sempre detto, così vi posso far vedere il progetto dall'alto. Allora, che cosa faremo? Andremo a togliere tutta questa parte qua di alberi bellissima, che è molto vicino a casa mia, molto vicino a casa di Buddy. Toglieremo tutte e andremo a creare il centro del villaggio degli youtubers, dove tutti gli youtubers parteciperanno con delle loro costruzioni. Inizierò io, aprirò le danze io facendo questo mercato. Fatemi sapere sotto nei commenti poi se vi piacerà il progetto, lasciandomi un mi piace e iscrivendovi al mio canale. Adesso vi lascio del tempo per iscrivervi. Ma ora sai cosa succede appena hanno finito di iscriversi? Parte il timelapse dove si vede che radiamo al suolo tutti gli alberi. Distruggiamo tutto! Partiamo a distruggere tutto! Dopo aver spianato tutto e dopo aver buttato giù tutti gli alberi in questa zona, ci siamo resi conto che non basta niente, perché quello che vogliamo fare è molto più grande. Evviva! Vabbè, fa niente ragazzi. Adesso però vi facciamo vedere le bancarelle del mercato, come andremo a farla. Abbiamo tutti i materiali belli pronti, abbiamo deciso di prendere lo spruce. Guardate quanto ne abbiamo e quanto ne avevamo in tutte le casse. Allora, prendiamone un pochettino, tanto ce ne servirà veramente un sacco. Purtroppo, ecco, di stone brick ne abbiamo poco, ma io sto per prendere tutto quello che ci serve. Vado, Buddy, sei pronto? Vai, io e te vai, ce lo siamo già pronto. Preparati. 1, 2, 3, 4, 5. Cosa facciamo, ragazzi? Lasciamo 5 blocchi di distanza dai grindstone, che in italiano non mi chiedete come si chiama, non lo tramoggia, so. Tramoggia. No, la tramoggia è l'hopper che stai dicendo. Mola. Ok, la mola. 2 e 3, saliamo di 3. E da questa parte, ragazzi, andremo a mettere tutti i tappeti che andranno a formare la tenda del mercatino piccolino, perché ogni persona avrà il proprio spazio. In questo caso faremo due colori semplici, ovvero bianco e rosso. Rosso e bianco in realtà. Però per dire che io e Martina vogliamo entrambi il giallo, lei farà giallo e nero e io farò giallo e ciano. Quindi faremo scegliere un pochettino. Oppure potreste sfidarmi. Che vorranno. Ma ci vuoi venire qui anche? Sì, vediamo. Guarda, cosa c'è. C'è una festa. Vuoi andarci? Siamo in 103, eh? Ma che cavolo. Sai cosa? Senti, che sentivo un po' di rumore. Ma... vado giù io un attimo, arrivo. Vai. Partiamo dal rosso. In questo caso, ragazzi, abbiamo messo, vedete, il tappeto rosso. E voi direte, ma come fate a mettere gli altri tappeti sopra? Trucchettino delle stringhe. Ok, molto semplice. String. Ma voi dovete sapere, ragazzi, che prima mi stavo preparando il progetto da farvi vedere. Cosa ho fatto, Martina? No, dillo tu cosa hai fatto, Marti. Ti sei messo a togliere il legno che avevo utilizzato per preparare le cose. Scusa, comunque, mi hai messo qui ora a togliere betulla. Io vedo betulla, tipo ragione. Questa betulla qui, perché è qui, via. No, quello è l'ingresso, rimettilo lì, ti prego. Sappiamo che quello sarà l'ingresso. Lascialo lì, Martina, okay. Lascialo lì. Ok. Allora, Buddy, lascia un attimo anche lì tu, per favore, fai le cose con calma e con dedizione. Ok, guarda che bello, abbiamo fatto, Buddy. Va, che bello. Stiamo facendo le cose per bene, eh? Ok, guardate, poi vi facciamo vedere da davanti, perché poi faremo un timelapse dove le faremo tutte. Adesso vi facciamo vedere le due più l'angolino. Ok, dovrebbe essere esattamente così. Ma mi sono persa. Fa niente, Marti, guarda. Però stai lì, Marti, poi veniamo a prenderti. La prendiamo dopo. Guarda, davvero, non ti preoccupare. Ok, forse ho trovato la via. Meno male. Per fortuna. Ok, Buddy, guarda da... guarda che bello, da giù, è bellissimo! Sì, mamma sì, mia, sì. Veramente bellissima. Poi, qua in centro, andiamo a mettere, sai che cosa di bello? Le scalettine. Forse, Buddy, abbiamo fatto un errore, sai? Sì, ecco, forse avevamo un pochettino sbagliato le misure, l'avevamo fatto un pochino troppo grosso. Avevamo fatto semplicemente due più grande, però così è un pochettino più carino, ragazzi. Buongiornissimo, Marti. Un'avventura incredibile, non avete è idea. È arrivata con la concrete, sono non ci arrivata. Posso credere. Oh mio Dio. Sono brava, proprio Marti. Io. Evviva. È arrivato Babbo Natale. È arrivato Babbo Natale. Bentornato Babbo Natale. 1, 2, 3. E facciamo questo qua. Ok, Buddy, guarda quanto siamo andati di veloci. Sì, ma la concreta me... come faccio a prenderla? Ci devi arrivare da solo. Devo fare parkour per prenderla, sì. Okay. Quante ne avevi, Marti? Oh mio Dio.
Dio. Non te l'ho data neanche tutta, considera. Veramente? Top. Io qua ci metterei in realtà delle finestrelle. Che dite, ragazzi? Finestrella piccolino. Allora, Buddy, adesso si presenta il problema più interessante. Ovvero, dobbiamo fare l'angolo. Ok? Quindi quella esatto. che si presenterà da questa parte. Come facciamo? Te lo spiego subito. Qui dobbiamo mettere i due, questi qua. Vedi che saranno esatto. qui così. E qua devi mettere l'altro. Esatto. Scusa. Devi metterlo esattamente qua. Ok? Lasci tre e qua si ripresenta così. Uno, due e il terzo. Uno, esatto, due bravissimo. Al terzo. Quindi qua uno, così. Uno, due al terzo. Uno, due al terzo. Abbiamo finalmente finito il mercato. È passato un giorno dall'ultima clip, ragazzi. L'abbiamo fatta questa notte, l'altra alle 2.42. Ho deciso di tagliarla e rifarla perché eravamo davvero stanchissimi insieme a Buddy. Allora, cosa voglio fare? Prima di farvi vedere il mercato completo, voglio andare assolutamente a prendere qualcosa che metterò come scambio all'interno del mio mercato, del mio lotto praticamente. Buddy, che cosa non meglio di un libro Demanding, esatto. Proprio quello pensavo io, guarda. Andiamo, Buddy, vieni con me, venga. Però, venga, aspetta, venga. Come lo fai questo scambio? Cioè, tipo, è conveniente o devo venire a sempre rubare, prenderti in prestito le cose? No, io lo vorrei far conveniente. Vorrei fare 5 diamanti con 5 smeraldi. Ma come 5 diamanti? Io ti volevo dare un panino per un mending, non ma basta? Ma per favore, ma per favore. Accontenterò così, allora, va bene. Allora, ok, saliamo. Dovrebbe saliamo di qua un attimino. Vabbè, devo fare un ingresso un pochettino più bello. Salve, Pagne Junior! Grandissimo! Oh, finalmente mi ha rimesso il trade con Mending. Allora, io ne porto solo uno. Ma sai che ti dico? Vai. Prendo un protection. Ok, ho un protection nell'inventario. Vieni con me, sali. Ti faccio vedere che cosa faccio. Perché io so già che ci sarà qualche furbetto che andrà lì e ruberà il libro con scritto Mending. Sì, 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 certo. Io lo farò sicuramente. Tu prendi protection e rinnomi di Mending. Mending slash ripristino in italiano, no? Ma scusa, ma metti solo Mending? Metto solo Mending, così la gente lo ruba pensando che sia Mending. Esatto. Va bene, Buddy, va bene. Bene, allora scendiamo, prendiamo un Mending. Io direi che un Mending può bastare, sinceramente. Ne mettiamo... Ma sì, no, ma me mettine porto. Uno. Ma neanche, esatto, ne lascia uno lì nascosto. No, ma fai la trappola, esatto. Metti uno nascosto, così vedi chi te lo frega. Chi me lo frega, ok, ci sto. Ci servono anche però delle chest. Vediamo se sopra ho dei barrel che posso utilizzare. Dovrei avere dei barrel qua sopra, se non sbaglio. Un barrel vuoto sopra, nella mia stanza incredibile delle chest. Guarda che bella, la sto portando avanti in live, Buddy. E secondo me è una figata colossale. No, è bellissima, l'ho vista, l'ho vista. Ok, guarda, barrel ce l'abbiamo. Portiamoci magari qualche scala. Dovrei avere delle cornici da qualche parte. Dove diamine le ho messe le cornici? Oh, eccole qua, i frame. E quasi quasi ci vorrei mettere il banner con il globe, quello bellissimo. Che ne dici? Sì, però molto devo bello. Sì, però devo avere la lana gialla. La lana gialla ne ho un botto, ma dove l'ho messa la lana gialla? Non lo so, se vuoi la cerco sopra. Sì, sono prendila già sopra. Portamene 6 pezzi, per favore. E anche un colorante nero. Così poi andiamo dall'altro campione là in alto e facciamo subito il banner fighissimo. Ok, arrivo allora. Dai, dammi un secondo che le cerco. Venga, venga, aspetti. Ha anche del colorante ciano, per caso, da portarmi? Ciano, sì. Gentilmon. Sì. Dottore? Vadi, dammi, dimmi dia tutto. Allora, anche del cibo, per cortesia. Così, così, for fun. Cibo. Dai, tieni qua. Andiamo a utilizzare il globe che è qua dentro. Esatto. E lo mettiamo di ciano, pensavo. Guarda, se io faccio il globe ciano, aspetta, così. E vorrei vedere. E così, vediamo cosa... Secondo me è bellissimo, sai? Devi farmelo vedere perché non posso aspetta, vederlo, lo sai. Però ti dico, voglio provare a fare una cosa un po'... Aspetta, vediamo se viene fuori. Vediamo se sono ancora in grado di farla questa cosa. Non so se sono in grado. Oddio, questo qui è bellissimo, ragazzi. Fatto così, col globo al centro nero magari. Sì, facciamolo così, ragazzi. Globo al centro nero. Vediamo. Che bomba, ragazzi. Mamma mia, bellissimo. Siccome abbiamo deciso che ognuno può fare il suo colore di tende, io mi faccio... Giallo non è più... Ne hai preso solo... Non ce n'è più di giallo, vero? Allora, aspetta, Ilana sei... gialla ce ne ho ancora un pochino. Ok, fai tappeti, così poi li mettiamo dall'altra parte. Bene, andiamo verso il mercato dove ci aspetterà Martina che niente, ci sta aspettando Martina. Marti, stiamo arrivando! Marti!
Ma Marti, mi sa che Marti si è addormentato dopo che abbiamo fatto così tardi. No, Marti non c'è. Marti, ma che fine hai fatto? Ma ci ha dato buca, ci ha dato. Non ci posso credere. Ma guarda, comunque, te. Facciamo una cosa, Buddy. Siccome c'è già qualcuno che ha registrato i video dei prossimi giorni, non dobbiamo spoilerare niente. Camminiamo così. Okay? No, camminiamo così, guarda, così camminiamo. Comunque, questa è la mia parte, Buddy, ok? Bella. Io ti faccio vedere che cosa faccio. Allora, intanto vado su. Metto, cambio subito i colori, sinceramente. La lana. No, è caduta. Okay. Però bello, secondo me giallo e ciano è tanta roba. Che dici? Sì, ci sta, mi piace, okay, molto carina, molto così. Carina. Allora, poi lì sopra dobbiamo togliere quello stendardo che non ci piace per niente e mettere il mio stendardo. Wow, quanto è bello! Sai che mi piace un sacco? È troppo bello. Allora, facciamo così, faccio così, ci scrivo mending. E posso scrivere in cambio di un libro con mending in cambio di 2 punti. Facciamo così, io direi di mettere io farei 5 smeraldi e 5 diamanti, virgola, oppure 10 diamanti, punto esclamativo. Perfetto. Che ne dici? Io direi ottimo. Sì, molto perfetto. Carino. Vediamo se qualcuno verrà a rubare a casa mia. Io con ciò, ragazzi, vi dico che vi saluto. Spero che il video vi sia piaciuto. Io, Marti e Buddy ci siamo veramente spaccati questa notte. Se la costruzione vi è piaciuta, lasciate un mi piace. Ciao. Ciao. Andate a vedere anche il video di questa sera, mi raccomando.